Il potere della visualizzazione è al centro di tutte le tradizioni spirituali, esoteriche dei popoli. È un grande potere. Essere capace di visualizzare con così tanta convinzione, forza, calore psichico e concentrazione da rendere reali le tue immagini è una capacità che tutti hanno in verità. Ma non sanno di averla, o addirittura ne hanno paura, di fatto non la usano. I bambini la usano. Io mi ricordo quando ero bambina, amavo tantissimo visualizzare il deserto, mi dava un senso di libertà straordinaria. Ero diventata così brava a visualizzare il deserto che lo rendevo reale e potevo addirittura portare con me una mia amichetta. Si chiamava Simona, era la figlia del farmacista, veniva spesso a giocare a casa mia. E ogni tanto la portavo nel mio deserto immaginario. Era bellissimo. Correvamo in questo deserto su dei cavalli. Io avevo un cavallo bianco, lei aveva un cavallo nero. E quando volevamo ci fermavamo in un'oasi dove potevamo bere e mangiare qualsiasi cosa. Pensate. Era così reale che alla sera, dopo che avevamo fatto il gioco del deserto, come lo chiamavamo noi, non riuscivamo a cenare. E io ricordo mia madre preoccupata perché io non mangiavo perché avevo mangiato così tanto nella mia oasi, ma non potevo dirlo a lei, non potevo dirle che ero stata in un deserto con un cavallo bianco, che mi ero fermata in un'oasi e che avevo mangiato qualsiasi cosa. E quindi a volte mi sforzavo di mangiare un pochino ancora a cena affinché lei non si preoccupasse. Ecco, questo potere di rendere reali le visioni che i bambini hanno. E ce l'hai anche tu. Certo che ce l'hai anche tu. E puoi esercitarlo. E anzi, è altissimamente consigliato esercitarlo. Come? Il modo migliore per esercitare il potere della visualizzazione è quello di esercitare la poesia, la capacità poetica che è dentro di noi. Tirare fuori il potere della mente poetica. Come? Per esempio, in Giappone è conosciuto un componimento poetico, una forma poetica chiamata haiku, che è molto semplice. Sono tre strofe che cristallizzano un'immagine, qualsiasi immagine. Il più delle volte si tratta di immagini molto semplici, quotidiane. Anzi, più l'immagine è umile e semplice, e più è oggetto della celebrazione poetica dell'haiku. L'haiku è uno stile che si è diffuso nel mondo. Anche in Italia abbiamo poeti che hanno scritto in questo stile, per esempio Ungaretti, D'Annunzio, Quasimodo, quella meravigliosa poesia di Quasimodo ed è subito sera. Tanti dicono che sia proprio un haiku. Ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di luce ed è subito sera. Era un raggio di luce o un raggio di sole? Non ricordo a memoria, ma la poesia non va ricordata a memoria. La poesia va sentita nel cuore e ricreata ogni volta. E a me va di dire un raggio di luce. Perché il sole poi c'è il suo opposto, la luna, perché un raggio di sole? Perché non un raggio di luna? Diciamo un raggio di luce. E siamo al di là di tutti gli opposti. Ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di luce ed è subito sera. Non è una poesia che descrive, ma è una poesia che cristallizza, che celebra, che nobilita una visione. Ecco. Qualsiasi visione.
anche la più apparentemente banale, umile, insignificante, può essere l'oggetto di un haiku. Se tu sei consapevole dell'emozione che ti trasmette, se vuoi esercitarti nel potere dell'immaginazione, devi esercitare la tua mente poetica. Di fronte alle immagini, anche le più semplici, anzi soprattutto le più semplici, tira fuori l'emozione, celebrala, nobilitala con delle parole evocative. Non c'è bisogno che le scrivi, basta che le senti vibrare dentro di te. Esercitati ad avere uno sguardo poetico, a celebrare le emozioni che le immagini, anche quelle più umili e più semplici, ti trasmettono. Questo ti darà una forza immaginativa sempre più grande e un giorno ti ritroverai sicuramente a riavere quel potere che avevi da bambino di rendere reali le tue immagini. Perché le immagini, e lo sapevano bene gli antichi, sono eidola. La parola eidola in greco significava immagini, ma immagini speciali, immagini simulacro di dei, dee. Le immagini sono dei, dee. Sono spiriti, numi. E se tu celebri le emozioni, le sensazioni che le immagini ti danno, anziché lasciarle semplicemente scorrere, magari con noia o con disattenzione, se tu celebri le emozioni che le immagini ti portano, anche le immagini più umili e semplici, allora in cambio ricevi la capacità di creare attraverso l'immaginazione. Essere maghi, essere poeti è una medesima realtà. Il mago e il poeta sono due facce della stessa medaglia. Esercitati ad essere un poeta se vuoi essere un mago. E io ti aspetto là, nell'oasi, dove c'è anche la lingua del drago. E ti aspetto proprio al centro della lingua del drago, dove l'impossibile è solo la base di partenza per la creazione di infinite possibilità.